Ok, non fateci l'abitudine a vedere lanci della sigla da parte di persone più famose di me sul tubo. Ehi no, basta, dai, no, non ancora. E devi capire, Fragola, che noi naturalisti non siamo sempre lì a leggere sui libri, su ricerche scientifiche o a fare zapping sempre sui soliti documentari. E abbiamo anche noi le nostre passioni. Ad esempio, abbiamo giocato sempre tutti ai videogiochi. Però la nostra indole è quella sempre di approfondire. Dobbiamo sempre approfondire tutto. Non ci possiamo fare niente. Fatti un esempio. Come fatti un esempio? Beh, c'è il nuovo video di Alberto il Verde, proprio ora. Do you know Bugs Pokémon? Stavolta facci compagnia, non avremo il gatto malefico, ma questa che è Melville. Salutatela, Melville. Guarda la telecamera. Non gliene frega niente. Siamo arrivati alla puntata direttamente collegata al primo episodio. Venonat, Pokémon insetto di tipo coleottero veleno. Ma cosa diavolo è Venonat? Un Pokémon è un insetto, mi direte? Inequivocabilmente sì, vi dirò. C'è scritto anche sulla specie, voglio dire. Il nome Venonat dovrebbe essere composto da Venom, veleno, e Gnat, moscerino, ma è assai arduo rimandarlo a un moscerino. Io mi sono impegnato a trovare un insetto a cui rimandarlo, senza andare troppo in giro per il mondo. Dunque sono arrivato alla processionaria del Pino, che avete già visto in un video precedente. Ho preso in considerazione Brookie vista l'evoluzione di Venonat, ma ne parleremo a breve. Perché ho scelto proprio questo bruco? Intanto perché è molto peloso e occhio che non sono peli come i nostri, è qualcosa di simile ma diverso. Non è viola, è vero, ma altra caratteristica che lo può accostare a Venonat è che nei suoi nidi abita spesso ammassato, rimandando alla forma sferica del Pokémon. Inoltre, molti bruchi ugualmente pelosi, se disturbati, si appallottolano. Con quelli di processionaria non ci provate, mi raccomando. Infatti, altra corrispondenza riguarda il veleno. La processionaria è infatti molto pericolosa per le sue setole urticanti, che possono causare grossi problemi a animali domestici, bambini e persone immunodepresse. E queste sono le cose che potrebbero accomunare il bruco di processionaria a Venonat. Ora passiamo alle caratteristiche del Pokémon che non quagliano. Occhi composti? No. I bruchi hanno occhi semplici e rudimentali, detti stemmata. Antenne lunghe e clavate? No. I bruchi hanno al massimo piccole antenne, difficilmente riscontrabili soprattutto in quelli molto pelosi. Zampe? Niente da fare. Non sono sei e sono molto strane per un insetto. Venomoth, Pokémon velentarma di tipo coleottero veleno. Venomoth è evidentemente una falena e la sua pre-evoluzione dovrebbe quindi essere una crisalide, però così non è. E se Venonat fosse un bruco, allora mancherebbe la forma intermedia per giungere a Venomoth. Comunque, continuando con la fisionomia, Venomoth ha occhi semplici quando dovrebbe averli composti. È dotato di tre appendici sulla testa che non so come identificare. Facciamo che ha una testa molto strana e che non ha antenne quando dovrebbe averne. Incredibilmente ha sei cosine che sembrano zampe toraciche. Un grande applauso per Venom. Ora, arrivando alle spore per i suoi attacchi, si potrebbe accostare a una particolare falena, Ilesia metabus. È un Saturnide, famiglia che raccoglie le più grandi falene del mondo, originario della Guyana francese. Le femmine sono dotate sull'addome di setole urticanti che liberano per difesa durante il volo. Molto simile a quello che fa Venomoth in fin dei conti. Inoltre, tornando alla processionaria, anche il suo adulto è una falena e può risultare urticante in certi casi. Quindi la mia proposta di accostarla a Venonat e ora a Venomoth acquisisce ancora più importanza. Per finire vi cito la teoria, che approvo pienamente, dello scambio di evoluzione tra Butterfree e Venomoth. Venonat è indubbiamente identico a Butterfree. Occhi, bocca, antenne, mani e piedi. Allo stesso modo, Venomoth ha gli occhi di Caterpie e Metapod. Mia supposizione, magari qualcuno che se ne intendeva di farfalle ha pensato che accostare Caterpie, un bruco chiaramente di Papilionide, a una falena come Venomoth sarebbe stata una vaccata. E quindi ci ha ficcato Butterfree scambiandolo con Venomoth, che in fin dei conti non sfigura se si evolve da Venonat. Per finire veramente, vi dico che Venonat è l'unico Pokémon ad avere la specie Pokémon insetto. Forse dovremmo chiedere agli sviluppatori: Do you know bug Pokémon?